Solidarietà nella solidarietà è quanto avvenuto anche tra enti del territorio Camuno durante l'infuriare dell'epidemia da Covid-19, dove per malattia di alcuni appartenenti a personale delle case di riposo, in certi casi si è rischiata la paralisi delle stesse per mancanza di infermieri. L'appello è stato raccolto dalla SST della Valle Camonica, che con il servizio SITRA, Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale, sentite anche le disponibilità personali, ha provveduto a inviare gli infermieri indispensabili per continuare l'erogazione del servizio agli anziani ospiti. Le possibilità, infatti, erano solo due. O i nostri nonni venivano trasferiti nell'ospedale di Sondalo a 100 e passa chilometri di distanza, che è un ospedale a Covid che poteva dare tutta l'assistenza necessaria, oppure per rimanere qui bisognava che ci fossero gli infermieri disponibili a fare la loro attività di assistenza infermieristica adeguata alle situazioni. Quindi ne abbiamo parlato con il nostro SITR, con i nostri infermieri ed è stata fatta questa scelta di mettere a disposizione la nostra esperienza degli infermieri in modo da poter permettere a queste case di riposo di andare avanti in questo periodo tribolato e onde evitare che le persone dovessero subire degli spostamenti di 100 e passa chilometri in un altro ospedale, in un'altra realtà. È pur vero che le case di riposo sono chiuse, quindi non si può andare a trovare il familiare, ma sicuramente la presenza vicina permette tante cose di attenzione, come l'andare a portare un vestito piuttosto che un regalo, piuttosto che altre cose. Quindi noi abbiamo fatto di tutto per poter rimanere in questa sede. L'aver messo a disposizione sia come aziende che come volontà dei singoli professionisti, infermieri alle RSA, ha rappresentato non solo un prezioso elemento di collante e solidarietà, ma anche un importante valore aggiunto nel servizio erogato. I nostri infermieri sono stati disponibili a fare questo, hanno portato una ventata di freschezza in questo tipo di lavoro, hanno portato la loro esperienza ospedaliera e quindi assieme all'RSA abbiamo collaborato, come già altre collaborazioni che abbiamo fatto, per mantenere i nostri anziani in condizioni di sicurezza presso l'RSA della Val Camonica. La gestione dell'emergenza acuta dell'epidemia da Covid-19 in Valle Camonica ha visto moltiplicarsi dunque atti, gesti e iniziative di solidarietà, che non riceveranno medaglie ufficiali, ma che la gente conserva nel cuore come bene prezioso di un duro periodo superato anche grazie a tanti atti generosi e concreti.